grazie a tutti innanzitutto per essere qui, e veramente devo dire anche grazie a chi ha organizzato, scusatemi le spalle, sarà solo momentaneo, ha finalizzato ai saluti. Ringrazio chi ha organizzato questo incontro, perché da quello che mi sono accorto, la nostra Elpigna, l'Avellino, la provincia, generalmente sono molto poco conosciuti anche dagli stessi irpini. Figuriamoci fuori se vogliamo valorizzare delle risorse come la cultura e il turismo. Io mi sono accorto che anche il semplice fatto oggi di avere qui due casse, un proiettore per avere una proiezione e quindi spiegare delle cose, avere dei professori, avere dei tecnici oggi qui che ci spiegheranno perché il petrolio sì, il petrolio no, cosa può comportare il petrolio e cosa invece ci può togliere il petrolio, cosa ci può dare. Io veramente devo ringraziare chi si è speso e quindi ha fatto rinascere dei luoghi anche culturali che in questa provincia spesso vengono bistrattati e non vengono mai valorizzati nel modo giusto. Quindi un applauso veramente a chi si è speso per questa organizzazione, a tutti gli artisti. Non voglio trascendere nel lagone politico, però sono tutti eventi e quando vengono organizzati soltanto dalla passione politica, perché non ci sono fondi e finanziamenti pubblici che il Movimento 5 Stelle percepisce per organizzare questi incontri. Ecco, io ho preparato una piccola presentazione e vorrei mostrarvela. Una cosa molto semplice. Comunque non è fondamentale che ci sia la presentazione, lo vedete da qui tranquillamente. Mettere in presentazione. Sì. No, magari non parte la. Sì. Non è importante, andiamo già oltre. Vabbè, il bello della diretta. Allora, io mi sono iniziato a fare delle domande perché da cittadino ho voluto trattare il problema non tanto dal punto di vista tecnico, perché sicuramente, come dire, ci sarà chi è più titolato di me a fare questo tipo di discorsi. Abbiamo due geologi, due tecnici universitari, un professore, e quindi sappiamo bene che gli approfondimenti li faranno loro. Io sono partito pensando al perché si chiede di trivellare un posto, perché si vuole il petrolio. Qual è il motivo per cui oggi in Irpinia abbiamo la necessità di avere il petrolio? La ragione di questo incontro è questa. Fatta naturalmente, noi abbiamo deciso di fare questo incontro a Gesualdo, perché Gesualdo è un posto simbolo, è il primo pozzo esplorativo del progetto Nusco. Però ce ne sono tanti, diciamo, in Italia di queste situazioni. Cerchiamo di chiederci perché il petrolio. Allora, la risposta che mi sono dato è stato perché si vuole più energia. Abbiamo bisogno di più energia perché quella che abbiamo non è abbastanza. Perché ci dà lavoro. Qualcuno ci dice che va bene così. Qualcuno ci dice che ci dà lavoro. Ci sono quindi più posti di lavoro. Più soldi per la comunità. Perché quando si produce petrolio si dice che arrivino soldi nella comunità. E tutto questo naturalmente fatto in sicurezza. Queste sono le fasi che mi hanno fatto pensare a per quale motivo si voglia il petrolio. Allora andiamo a analizzarle una per una in maniera molto semplice e schematica. Prima falsità, più energia. Non è assolutamente vero che trivellando qui ad Avellino, a Gesualdo, ci sia più energia. Perché? Perché il caso che io ho preso a riferimento è il caso della Basilicata. La Basilicata è un caso famosissimo in Italia perché ha la produzione e lo stabilimento ENI più importante del paese, dal quale vengono estratti la maggior quantità possibile in Italia di petrolio. Benissimo, il petrolio che c'è in Basilicata non è né di tipo Brent, cioè quello norvegese di alta qualità, né di tipo VT texano, ma è un altro tipo di petrolio di scarso dal quale si ricava bitume e dei composti azotati per l'agricoltura. Dallo stabilimento in Basilicata, nella Val d'Agri, si producono 800 milioni di barili. Questi barili, abbiamo detto, non producono neanche i 40 litri di gas e di benzina, di gasolio e di benzina, che sono quelli la qualità standard per definire il prodotto di qualità. Quindi noi andremo a trivellare in un posto che ci darà meno di 800 milioni di barili, quindi meno di quello di cui abbiamo bisogno, e sicuramente
non ci sarà più bassa qualità. Infatti, lo stesso stabilimento della Vallarvi soddisfa soltanto il 6% del fabbisogno nazionale. Cioè, pensate che in Vallarvi 800 milioni di barili corrispondono circa 15 giorni di consumo fossile in Italia. Cioè, tutta la Basilicata, così com'è, quando produce il petrolio, produce 15 giorni di consumo fossile in Italia.